Welcome back to Video Talk. Today we have an amazing guest. He's a poet, a writer, and guess, a magistrate, a judge. Giacinto Sica, buongiorno. Oggi la presentiamo come, sì, come poeta, scrittore e poi come magistrato. Lei è nato a Contursi Terme nel 1938, laureato in giurisprudenza e risiede a Milano dal 1963. E ha lavorato in magistratura, ma si dedica a molte forme di arte, dalla poesia alla narrativa, persino alla pittura e alla musica. Come organizzazione dell'ONAS, cioè sezione autore e scrittore, ci siamo trasferiti qui al Circolo Filologico Milanese, che con grande piacere ci hanno accolti. È bello collaborare con questo centro antico di cultura milanese e di cultura filologica, perché serve proprio a trasferire il concetto del senso della parola a tutta la composizione socio-artistica culturale del circolo. È importante nominare questo circolo filologico perché oggi siamo qui per questa intervista e soprattutto perché ha presentato il suo libro La Costituzione della Repubblica Italiana in versi. È qui che al Circolo Filologico presenta mensilmente questo libro, questo suo libro sulla Costituzione italiana. In sostanza, passando il tempo, no, tra la gente, sul lavoro prima come responsabile di uffici pubblici, poi come magistrato, è rimasto in me inculcato il senso della Costituzione della Repubblica Italiana. I passaggi che piano piano si sono trovati nella politica italiana con l'annientamento della dittatura, è venuta fuori questo senso di libertà che è recepito nella Costituzione della Repubblica Italiana. Lì, con questo, io sono vissuto da ragazzino, 10-12 anni, e quindi in questo ambiente si è concretizzato in me il senso della libertà, e quindi si è concretizzato in me tutto il capitolato, tutta la struttura della Costituzione della Repubblica Italiana. Da lì ovviamente cresciuto, laureato in giurisprudenza, perché la Costituzione è stato il fulcrone dei miei riferimenti giuridici, e quindi poi sul lavoro, e come magistrato l'ho tenuta sempre presente. Il mio schema culturale, sia prima che durante il lavoro, è sempre stato rivolto alla Costituzione della Repubblica Italiana. E c'è un perché, poi c'è da dire perché l'ho elaborata in versi, per il mio senso poetico. Ho sentito portato a dover scrivere, poi avendo in mente questo aspetto enorme della nostra Carta Costituzionale, che è qualcosa di eccezionale dal punto di vista dei diritti e ovviamente dei doveri dei cittadini, ma il senso poetico che era in me mi ha fatto scovare gli elementi essenziali proprio della poesia che traspare da tutto l'articolato costituzionale. Ma perché poi sono stato spinto ancora di più? Perché nel 60° anniversario della Repubblica alla Costituzione venne dato il premio Strega, ed è importante riferire in questo momento perché c'è poesia. La nitidezza senza equivoci dei suoi principi, rara in testi normativi, è, come sappiamo, frutto anche di un'alta tensione espressiva. Una tensione non fine a se stessa. Essa ha consentito e consente alla Carta di parlare per tutte e a tutte le coscienze, come sanno fare le opere più alte della letteratura. Ecco l'abbinamento: letteratura alla nitidezza letteraria e poetica
degli articoli costituzionali. Lei ha scritto anche 3 monografie sul poeta, scrittore e vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, precisamente Sant'Ambrogio, uomo, pastore, poeta, Sant'Ambrogio e la proprietà privata e Sant'Ambrogio e il buon uso del denaro. Sant'Ambrogio è un personaggio molto importante per Milano e per tutta la congregazione milanese. E Ambrogio è un uomo eccezionale. C'è una persona che trattava, cioè lui era funzionario dell'Impero Romano, quindi ha vissuto nelle vicende più orribili che in quel periodo l'impero subiva e che non era proprio in grado più di tenere. Erano chiusi nella chiesa di Sant'Ambrogio qui in Milano, perché avevano paura, c'erano timori e gli ariani erano un po' esagitati, e lì c'erano i cattolici riuniti e a un certo momento si cercava una guida spirituale. Ambrogio era ancora funzionario dell'Impero Romano, si cercava una guida spirituale e allora la leggenda, una voce nel tempio grida: Ambrogio vescovo, e con il popolo in suo favore divenne vescovo di Milano. E Ambrogio è rimasto un uomo di cultura sociopolitica e cristiana. Cultura sociopolitica perché lui viveva in mezzo alla gente, notava tutto quello che non andava e quindi ha cominciato a combattere contro gli usurai, contro coloro che abusavano delle proprie autorità, della propria autorità e vessavano il popolo. Quindi Ambrogio era un condottiero di enorme spessore che ha lasciato, a parte gli inni sacri, perché lui è un poeta cattolico. Le opere più importanti di Sant'Ambrogio a cui si riferisce? L'esame dove Ambrogio, nella sua esame dell'esegesi, mette in evidenza varie situazioni socio-politiche e culturali e nel capitolo 53 si pronuncia proprio su come si deve gestire la Repubblica di uno Stato. Professor Sica, vorrei citare alcune sue opere pubblicate. Tra le poesie, Ritrovarsi, Gli infusi del tempo, Rapporti, l'uomo e... Inoltre, sue liriche sono da tempo presenti in vari calendari e agende dei poeti e possono essere ascoltate in recitazione anche via internet sotto la voce Giacinto Sica Milano nella rubrica Poeti e Poesie. Quante poesie più o meno ha scritto finora? Ma io ne conto un 3.000, senza esagerare. Una frase che mi è piaciuta moltissimo: la pace non è nella firma di trattati, ma nella serenità delle singole coscienze che conformano l'umanità. Certo, perché firmare un trattato e farsi un sorriso mentre si stringe la mano non è affatto, date le situazioni che poi si sono create di conseguenza, no? Perché la pace, la firma fu firmata, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella della Prima Guerra Mondiale, con queste paci si sono divise l'universo, si sono divise l'Africa, si sono divise il Sud America, si sono divisi i responsabili, coloro che pretendono di aver firmato la pace, si sono divise tra di loro il benessere dell'umanità, se non si è in coscienza tranquilli, sereni. E oggi i ragazzi che escono dalle discoteche ed ammazzano non hanno serenità di coscienza. E tutto ciò che c'è intorno a noi viene fatto a danno dell'uomo, a danno dell'uomo o della donna, mettiamo insieme, viene fatto a danno di queste due entità. Vuol dire che chi opera non ha tranquillità, non è sereno nella coscienza, e la serenità che poi porta al principio del pensiero sensibile, perché essendo sereni si va al pensiero sensibile e si opera bene per la
continuazione dell'umanità. It's about time now to talk about the first article of Italian Constitution. E richiamando un po' il concetto di questa serenità di coscienza, e i padri costituenti ebbero tutti insieme il pensiero, che divenne poi sensibile per creare un testo enorme di equilibrio socio-politico umanitario che è la nostra carta costituzionale. Se leggiamo solo l'articolo 1, sì. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi una repubblica democratica fondata sul lavoro ha il suo aspetto enfatico, ma l'importante è il secondo caproverso: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Appartiene, l'aggettivo appartenere vuol dire che la sovranità è in ognuno di noi, nessuno ce la dà e nessuno ce la toglie, perché noi, essendo sovrani, non siamo più sudditi, ma siamo diventati amministratori delle nostre cose, perché è il popolo che deve agire. Di immenso valore democratico e, mi permetto di dire, anche molto poetico. L'articolo 1 della Costituzione italiana è molto importante anche per quanto concerne il lavoro, perché al vertice dei principi fondamentali è il lavoro, inteso come attività qualificante dell'individuo, come diritto e dovere, personale contributo del cittadino allo Stato e alla comunità, che si lega all'articolo 4, cioè la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questo è importantissimo, perché l'annuncio che la Repubblica è fondata, democratica, è fondata sul lavoro. Se non c'è questa azione obbligatoria, che obbliga la Repubblica a riconoscere tutti i cittadini, tutti, i diritti al lavoro e promuovere condizioni che rendono attuale questo diritto. Abbiamo tanti disoccupati, per esempio. Cioè, per noi, difatti, non si concretizza l'assunto. Con la gente laureata che non trova il proprio lavoro, il proprio posto. Perfetto. Non c'è l'assunto di questo articolo, non si concretizza. Anche l'articolo 2 della Costituzione italiana è molto importante. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quando è stata scritta la Costituzione italiana, redatta e da chi soprattutto? Non erano soltanto avvocati, vero? No, c'erano pensatori, uomini politici di varie culture, quindi anche di varie estrazioni sociali e di varie estrazioni politiche. E è lì che hanno messo insieme, dopo la iattura della guerra e della dittatura, messe insieme, hanno avuto il pensiero sociale, il pensiero sociale di concretizzare dei principi che guidassero da allora in poi. La nostra Costituzione include tutto ciò, e andiamo a leggere quali articoli sono. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. I diritti, sappiamo, c'è l'inviolabilità della persona umana, no? Quindi quello è importantissimo, dei diritti inviolabili dell'uomo. Ma è importante, in questi concetti che abbiamo espresso, ci sono i motivi di solidarietà politica e economica, articolo 2,
e poi l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Bisogna citare a questo punto l'articolo 54, dove dice che tutti i cittadini che esercitano pubbliche funzioni lo devono fare con disciplina ed onore. Penso che non devo spiegare cosa significa. Con disciplina ed onore, anche perché tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. E invece l'onore e la disciplina spesso in certe situazioni socio-politico-culturali, questa disciplina e onore viene saltata. Un altro articolo fondamentale è l'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. E viene riaffermato lo storico principio del Cavour, libera Chiesa in libero Stato. Questo significa che le due organizzazioni sociali, cioè una politica e l'altra di fede, possono agire sullo stesso territorio contemporaneamente senza interferire sia nell'una che nell'altra, e questo significa il massimo concetto della libertà di espressione della propria fede e della propria appartenenza allo Stato, senza che con il regolamento che è avvenuto con i patti lateranensi del 1929. Cioè le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Molto importante questo da sapere, perché ci possono essere religioni che, unendo affari dello Stato e della religione, potrebbero interferire l'uno con l'altro, ma nel nostro Stato è assolutamente vietato. È vietato. Ma nel confronto delle regioni è molto permissivo, nel senso che si possono professare diverse religioni. Sì, si possono organizzare dal punto di vista del loro sentimento religioso, si possono organizzare, fare e partecipare alle varie manifestazioni, eccetera, perché però non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, cioè perché rispettino la Costituzione, la Costituzione e la libertà degli altri. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Usciti dalla guerra, era chiaro che i padri costituenti stabilissero che l'Italia, il nostro Stato, è contro la guerra, la ripudia, nel senso lato della parola. Non vorrei però che fosse considerato come una mancanza di forza o di incapacità di partecipare alla guerra. No, spieghi la differenza, perché noi sappiamo la differenza, sappiamo che come offesa, noi ripudiamo la guerra come offesa, qui è importante. Per difendersi invece è un altro discorso. Certo. Ovviamente se siamo attaccati è necessario difendersi, è come sta succedendo in questi periodi. Qui c'è un attacco a una repubblica nei nostri confini, noi cerchiamo di difendere questi confini, partecipando a dare aiuti alla nazione oppressa, alla nazione invasa, ed è logico che l'offesa significa non farla, ma non possiamo subirla, è un po' nel concetto internazionale della parola, quindi non si può subire l'aggressione, se siamo aggrediti dobbiamo difenderci. Infatti l'Italia fa parte della massima organizzazione internazionale che è l'ONU e anche della NATO, oltre di altre. La NATO è sorta proprio negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, lì partecipano tutte le nazioni che sono state capaci di abbattere l'aggressione nazista. Quindi dall'America in giù,
che tutti hanno collaborato a togliere questa aggressione all'Occidente. Non è un'aggressione ai popoli intorno alla Germania, ma un'aggressione che si estendeva mondiale. L'articolo 139, con cui chiuderei il nostro colloquiare, dice: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. È importante dire in questo momento il concetto è molto breve, non ha nessuna possibilità di essere frainteso. Non si nasconde da nessuna parte, eccolo qui. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Che cos'è la forma? È quello che dà l'aspetto a noi, alla persona, all'ambiente, alle case. La forma della nostra Costituzione è la Repubblica. È chiaro, i padri costituenti. Non può essere oggetto di revisione costituzionale. Praticamente la nostra Repubblica è nata in quanto Repubblica parlamentare, deve essere parlamentare, non può essere presidenziale, si basa questo, non prevede nessun capo di governo, perché questa è la cosa più importante che bisogna dire. Il governo della Repubblica è composto del Presidente e del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Quindi non dice dal, vedete la finezza poetica, non dice dal Presidente o dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, dei, tutti insieme governano e il Presidente è il primus inter pares. Questo articolo non può essere oggetto di revisione. Perché la Repubblica non può essere oggetto? Perché se andiamo a fare il premierato, come si dice, no? Perché il premierato, queste parole straniere che vengono introdotte, e tra l'altro si sbaglia quanto si dice il premier, no? Il presidente del Consiglio, come si sbaglia quando si dice il governatore, no? Che questo è un altro articolo fondamentale. La Repubblica è una e indivisibile, non si è più permesso di poterla spezzettare, e questo è un altro concetto fondamentale qui scritto. La forma della Repubblica, insisto e ripeto, non è soggetta ad alcuna legge di revisione costituzionale. So I would like to end today with this interview with one of your poems, and exactly is colloquiando. Come si può andare a fare un rapporto socio-politico-economico serio? Ecco, non bisogna colloquiare. Il colloquio è fatto tra persone civili che si dicono le loro idee, si confrontano e si prendono le decisioni, così come fecero i padri costituenti nel 1947, quando si riunirono nella Consulta e poi diedero vita alla Costituzione pubblicata. E quindi colloquiale. Chiacchierando, le parole in armonia non destano le attenzioni su affabili conversazioni. Le domande esaltano il senso delle risposte, si attivano conoscenze sugli eventi più riposti. A spasso per i giardini, o in giro sui tramvai o sui treni, le storture non si notano, le noie sono fugate. Il colloquio è dominante, con assensi, titubanze, con espressioni di stupore, con gioiose compiacenze. Le menti incasellano succulenze di convivio, gioviali vi si conformano i sentimenti solativi. Alla fine ti ritrovi oltre il tempo, sempre in corsa, al di fuori dei malanni, libero oltre gli inganni. Questa è una poesia scritta qualche anno fa, ora si trova nel mio calendario poetico di questo 2024.
Grazie per la sua partecipazione, grazie per le sue poesie, mi piacerebbe colloquiare con lei ancora di più. Thank you very much for your participation, professor, lawyer, judge, magistrate, seeker. Thank you very much to all of you. Follow us again. Grazie. Ciao. Grazie a voi.